Ciao amici e bentornati su Survival Hacking Inside, canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Oggi, come già avevo anticipato tempo fa su Patreon, apriremo un oggetto particolare che è quello che vedete qua appoggiato. Avete già capito? Bene, dai, lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per ricevere le notifiche. Se lo ritenete opportuno mettete un link al video e condividetelo. Inoltre, se vi iscrivete su Patreon, che ora è attivo, potrete accedere a contenuti esclusivi tipo i backstage o sapere cosa bolle in pentola, insomma cose un po' così, quello che capita. A volte metto anche un po' di robe, metto anche della musica delle volte. Musica che ho composto io e che mi piace farvi sentire. Inoltre avrete anche l'accesso anticipato ai video settimanali e in più questa serie di Survival Hacking Inside la vedete un mese prima rispetto a tutti gli altri. Bene, oggi di che cosa parliamo? Parliamo di questo bellissimo oggetto Amazon Echo Dot che sicuramente tutti voi conoscete. Questo è il modello di terza generazione. Ora siamo già alla quarta generazione, probabilmente ne uscirà una quinta tra non molto, quindi è un modello orientativamente vecchio. Io l'ho preso in un periodo di Amazon Prime, Amazon Black Friday, Natale, non mi ricordo. L'avevo pagato veramente poco e ne avevo presi un certo numero e li ho installati un po' per tutta la casa. Ora questo obiettivamente mi avanza e non l'ho mai utilizzato da allora. È qui fermo da un paio d'anni quasi e a questo punto ho deciso di sacrificarlo per curiosare un po' al suo interno. È nuovo, proprio nuovo, mai aperto, quindi lo apriamo assieme, facciamo una sorta di unboxing. Tutti voi lo conoscete, comunque è la versione nera, che è anche quasi più carina di quello grigio che ho lì, però ormai ho deciso di sacrificarlo. Vabbè, manuali di istruzioni, abbiamo un ottimo alimentatore che potrà essere sempre utile. Poi vediamo adesso se riesco ad aprirlo e a richiuderlo, magari ritorna nella sua scatola. Però ho intenzione di svuotarlo a fondo, per cui... Allora, ho già dato un'occhiata su YouTube. Per aprirlo bisogna scollare un pezzo che c'è qua sotto attraverso uno di questi strumenti che già mi ero preparato. Vediamo un po' di vedere se... effettivamente è così, perché è attaccato col biadesivo questo strumento qua, che è una specie di aggeggio fatto apposta per andare a scollare le parti con il biadesivo. Eccolo qua, l'abbiamo tolto. Recuperiamo ancora un po' il biadesivo, anche se non lo so se si riesce a recuperare. Ok, e ora abbiamo aperto il primo pezzettino, che è la base gommosa, che è quello che lo fa stare stabile. Torx per smontare le quattro viti sotto che lo tengono chiuso. Allora, come vedete qua c'è una specie di antennina con un cippino. Questo qua è un RFID. È l'RFID per probabilmente o una loro gestione di qualche genere per poterli identificare senza bisogno di aprirli, o non ho idea. Vediamo se viene via. Va a venire via, è venuto via. È un'etichettina con dentro un RFID con le due antennine, vedete? Antennina, e questo è il cippettino dell'RFID. Boh, o è un antitaccheggio, un antifurto, o per appunto identificarli attraverso qualche sistema. Vabbè, comunque adesso sappiamo che esiste. Poi abbiamo altre viti Torx qua per smontare, credo, la scheda. E ho scoperto adesso che è di ferro dentro. Tutto metallo, eh?
Quello è pesantino, pensavo pesasse per l'altoparlante, invece pesa per altoparlantino, quel piccolo altoparlantino lì, però sto coso qua suona forte, ha un bel suono. Devo aver fatto un minimo di studio. Allora, togliamo il connettorino qua. Questa è la schedina, credo il cuore di tutto. Vediamo se riusciamo a togliere questo piccolo schermino o se è saldato. Ok, vedo che ci sono i pad termici per trasferire il calore dal chip qua a quel coperchietto e dal coperchietto alla parte metallica qua. Qui scalderà un po', poi l'ho anche rotto adesso. Vabbè, ne dovrò sostituire con uno un po' più in forma. Quindi qua abbiamo il microprocessore che farà tutto, quindi sarà il solito ARM, la memoria flash, connettore di alimentazione, connettore jack, un po' di bobinette varie che saranno per le alimentazioni. I connettori sono fissati con quattro viti per evitare appunto che si possano strappare, eccetera. Beh, insomma, dai, fatto bene. Insomma, per il momento direi che non mi aspettavo ovviamente che fosse fatto male. Indubbiamente, prodotti di questo genere possono permettersi di farli come si deve. Anche perché questi vengono venduti a livello planetario. Devono sottostare a regole rigide, non solo quelle europee, non solo quelle americane, ma tutto il mondo. E questa invece è la parte superiore. Dunque abbiamo l'altoparlante che è chiuso qua dentro. Non so se ha sfiati d'aria, tipo Buffs Reflex. No, è chiuso ermetico dentro, per quello che ha una discreta potenza. No, non si vede perché abbia nessun buco. Beh, insomma, bel, lo dico complesso, però insomma, cavolo, fa cos'è sto pezzo di plastica qua? Vabbè, comunque non ne andiamo troppo. Vedo che comunque c'è l'incollatura qua intorno per rendere tutto un po' più ermetico. Qua ci sono due contatti, chissà cosa servono. Qui ci va la scheda, giusto così. Quelli qua, questi due contattini qua, P1 e P2, vanno a toccare lì. Ah, per portare il segnale all'altoparlante. Quindi qua c'è l'amplificatore. Che non vedo, ma saranno questi affari qui, sarà in classe D di sicuro. Vabbè, un blocco di ferro, un monoblocco con dentro l'altoparlante che non voglio smontare perché sicuramente tanto non ci troviamo niente di utile dentro. È più interessante smontare questo invece, che è l'anellino quello colorato con tutti i LED, e poi vedo che c'è ancora un altro circuitino. Vediamo se svitando questo viene via qualcosa. Ecco, sì, viene via un disco che è quello che fa da ok, è il diffusore per tutti i LED che ci sono qua intorno, quello che fa l'effetto. E poi vabbè, questo circuito strappato sarà incollato, penso, no? È fissato grazie a quelle viti là. Eccolo qua. Qua c'è un coso di gomma, i quattro pulsantini, la parte superiore. Beh, interessante, dai. E anche qua un altro aggeggio con il pad termico. Il suo schermino. Vediamo se riusciamo a toglierlo un po' più come si deve. E anche qua l'altro cippotto evidentemente sarà importante. Qui abbiamo flat con sopra un coso di gomma, tutto strano, vabbè, un sacco di cippettini, guardate, 1 2 3 4. Poi ha un sacco di microfoni, quindi da qualche parte ci devono essere. Sono questi qua metallici, secondo me 1 2 3, 4 microfoni. Vabbè,
Questi chip non lo so, vabbè, sicuramente qualcuno di quelli controlla pure i LED, però mi sembra un tantino complesso solo per il controllo dei LED. Sapevo che aveva più microfoni di 4, secondo me, non è che ce n'è qualcuno anche qua? No. Vabbè, 4 microfoni va bene per questa versione qua. Tecnologicamente devo dire che ho fatto bene, bel prodotto ingegnerizzato bene, non ha tantissimi pezzi, ha due schede, pensavo avesse un po' meno roba. Invece è bello, bello ricco di... Per essere un prodotto che alla fine credo di aver pagato tipo 19,90€, scontato, è vero che ne avrà fatti 10 milioni di pezzi e alla fine questo costa niente. Beh ragazzi, mi aspettavo qualcosina... Onestamente mi aspettavo qualcosina di meno come materiali all'interno. Invece c'è molta più roba di quello che pensassi. Ma so, interessante dai. Non c'è niente di cui recupererei, io tenderei a rimontarlo e a rimetterlo a posto in modo da sicuramente recuperarlo, perché tanto è facilissimo da assemblare, non c'è niente di che. Lo rimetto in pista e poi dopo, se un giorno servirà magari come ricambio per qualcuno di questi che si dovesse rompere, ce l'ho. Però devo dire che sono soddisfatto di vedere quello che c'è dentro. Veramente mi aspettavo una cosa un po' più cinesosa, invece fatta bene, di ferro, proprio raffreddata, con tutti i pad, ben fatto, ben ingegnerizzato, proprio prodotto fatto bene. Piace, piaciuto vederlo dentro. Non ho mai visto un video, avrei potuto vedere sicuramente un video e sapevo già, avrei saputo già come era fatto dentro, però non l'ho mai guardato. Ho approfittato adesso di farlo e di vederlo con voi. Interessante, dai, mi è piaciuto. Come dicevo, dai pezzi dentro non se ne cava nulla, per cui lo rimetterò a posto. Tranquilli che questo non va a finire, come quasi tutto quello che smonto, praticamente il 90% va a finire in discarica, mentre invece qualcosa lo recupero. Poi in questo caso lo rimonterò e lo recupererò completamente. Bene ragazzi, dai, un episodio molto veloce. Abbiamo visto un prodotto molto, molto famoso e che quasi tutti noi abbiamo in casa. Chi non ha quello di Google ha questo, per cui diciamo metà e metà, ecco. Però è molto famoso, è davvero popolare. È uno di quei dispositivi che praticamente forse uno tra i più venduti in questi tempi. E abbiamo visto un po' come è fatto dentro. Mi sono divertito, è stato bello e ho scoperto che è fatto meglio di quello che pensassi. Per cui, brava Amazon. Dai. Bene amici, dai, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon, mi raccomando, e continuate a seguirmi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!